quello dei cani da ferma, che sarà giudicato dal nostro giudice Alfredo Alessandri, che ringraziamo nuovamente per essere qui con noi. Ed ecco a voi i migliori di razza del settimo raggruppamento, a cominciare dal cane da ferma tedesco a pelo corto, cane da ferma tedesco a pelo duro, Dratar, Bracco di Weimar a pelo corto, Bracco italiano bianco e arancio, Pointer inglese, Setter inglese, Setter irlandese rosso, Bracco ungherese a pelo corto, Bracco ungherese a pelo duro, Épagneul breton. Ed è tutto per il settimo raggruppamento, razze sì da caccia, la selvaggina da penna, ma non mi stancherò mai di dire splendidi compagni di vita anche quando adottati in età adulta. E questa è una caratteristica molto importante. Infatti in Italia si va molto per eccessi, il cane è molto grande, il cane è molto aggressivo, il cane è molto piccolo. Le razze da caccia sono molto impiegate nell'attività venatoria ma poco conosciute come splendidi compagni. Andamento completamente diverso invece nei paesi del nord Europa dove vengono scelte queste razze. Pensate per esempio che i bracchi tedeschi, come questo cane da ferma tedesco a pelo corto, dovendo anche difendere lo zaino del conducente, sono anche ottimi come cani da utilità in generale. Sì, bisognerebbe veramente sapere quante sono le caratteristiche di ogni razza per poterle apprezzare tutte quante, poter scegliere ognuno di noi il proprio cane. E dopo la versione a pelo corto per i terreni più sporchi con roveti, rami eccetera, andiamo sul pelo duro anche per il riporto in acqua, dà una protezione migliore, per cui noi abbiamo lo spinone e loro hanno il drata. Bracco di Weimar a pelo corto, famoso per il mantello grigio molto diffuso negli Stati Uniti, Bracco italiano bianco e arancio, Pointer inglese, in questo caso abbiamo gli assi cranio-facciali convergenti. Il signore del vento viene definito, proprio per l'atleticità e la capacità di percepire... Questo cane, così grazie... come il puro sangue arabo, il figlio del vento. Infatti... Setter inglese... Una delle due razze più diffuse in Italia, setter inglese e pastore tedesco. Setter irlandese rosso.
un lavoro molto difficile sempre per i nostri giudici. Mi sembra di capire che c'è un'ottima qualità a questa 48esima mostra canina. Bracco ungherese a pelo corto. Dall'Ungheria al cane d'oro dei Magiari. E vediamo anche in questo caso la versione a pelo duro. Espagnol Breton. Ecco quindi il nostro giudice che ringrazia i concorrenti, mentre vedo già pronti tutti i soggetti dell'ottavo raggruppamento, invito quelli del decimo nel pre-ring. Attention please, sight hound and collection ring. Facciamo ancora un applauso agli splendidi cani da ferma del settimo raggruppamento, 48esima esposizione internazionale canina di Verona. Al terzo posto si classifica le Pagnol Breton. Pensa che si dice di questa razza: brave garçon, sinon joli garçon, perché ha questa caratteristica di non essere estremo in nessun tratto, per cui razza molto diffusa in Italia, tra l'altro. Pensa che veniva utilizzato anche in tempo di guerra perché mangia poco e si può portare direttamente in bicicletta. Complimenti, quindi al secondo posto il setter inglese. English Setter, originario dell'Inghilterra, selezionato da Edward Laverack. Il cane da ferma più diffuso in Italia al secondo posto. Chi rappresenterà i cani da ferma al Best in Show finale? Vince il bracco tedesco Kurzahar. E complimenti! Cane da ferma tedesco a pelo corto sul gradino più alto del d'onore. Podio. Prima di raggiungere il gradino più alto del podio, complimenti, complimenti. Ed eccoci quindi pronti per il prossimo raggruppamento, ottavo raggruppamento, cani da riporto, da cerca e da acqua, che saranno giudicati da un grande applauso per Alberto Cucillato, che ringraziamo per essere qui con noi. Grazie e benvenuto.